Buonasera a tutti, sono DJ Capa Fresca. Ciao a tutti, mi chiamo Vittorio Armando Aubry, in arte Armando Capafresca. Vengo da Napoli, ho 33 anni e sono qui per fare il provino di Made in Sud con la speranza di riuscire un giorno ad entrare. Cosa allora, tu ci vuoi far vedere? Allora, io interpreterò praticamente un DJ, DJ Capafresca, e racconterò praticamente le mie disavventure che capitano in discoteca oppure con le donne e come sono arrivato a fare il DJ. La mia aspettativa è divertirmi e poi non è vero ma ci credo, nel senso che nel caso arrivasse una chiamata tenterei a crederci. Buonasera a tutti, sono DJ Capa Fresca, l'unico DJ al mondo che può suonare 400 ore di seguito, l'unico DJ al mondo che può suonare 7 piatti contemporaneamente, ma soprattutto l'unico DJ che non sa buscare una film. Eppure mi ricordo mio cugino, un famosissimo DJ, me l'ha sempre detto: voglio, si fu DJ s'acchiappa malamente. Pensa che ogni sera quando tornavo a casa trovavo nella tasca della giacca un bigliettino con il numero di una ragazza. Allora io, per dare un segnale ben preciso e per non confondere, gli assuna sempre la stessa giacca. 7 mesi sempre con la stessa giacca, non ho mai trovato niente. Poi finalmente dopo 7 mesi ho trovato qualcosa. 50 euro e ci sei pure un bigliettino. Accattatela una giacca nuova. Prima di fare il DJ suonavo in un pub, facevo piano bar. Mi ricordo una volta entrò una ragazza bellissima ed io subito per sedurla le cantai una canzone di Fiorella Mannoia. Lei però subito mi guarda, si alza e mi fa: no, ma sei impazzito, Fiorella Mannoia no, perché poi mi sale la biocco. Ma che ragionamento è questo? Allora si faccia una canzone di zucchero di saio diabete. Poi un giorno, tornando a casa, vidi i piatti di mio cugino e me ne innamorai. E lì ho capito di voler fare veramente il DJ. Così corsi subito nel pub dove lavoravo e gli dissi: mi dispiace, io non posso fare più questo lavoro. Io sono bravo con i piatti, ma la risposta è la sta cucina, fammelo pulito pulito. Lui non mi capì, allora io subito corsi da mio padre e gli dissi: papà, papà, ho deciso, io da oggi voglio fare il DJ. È un lavoro che mi piace moltissimo. E poi, s'acchiappa malamente. Lui subito però mi guarda e mi fa: voglio a papà, vedi bene la ragazza che ti metterà di fianco, fa come me, non farti sopraffare, non farti mettere i piedi in testa, voglio, te fa come andà. Ma me la gira già, fa spesa, sennò chiasa in da mamma. Sono 5 anni che faccio il DJ e non ho trovato ancora una ragazza. Vengono tutte vicino alla console, ballano, mi guardano e se ne vanno. Ballano, mi guardano e se ne vanno. Una volta ho sussurrato nell'orecchio di una e ho detto: ehi, che ne dici? Questa sera ci andiamo a fare un giro in macchina io e te. Mi ha risposto: veramente? Io esco solo con quelli che hanno la testa rossa. E si pigliano pennarelle e faccio a recreare. Qualche volta però ho cercato anche un approccio più delicato. Infatti una volta vidi una ragazza che ballava in pista bellissima ed io subito le andai vicino e gli dissi: ehi, dopo ce ne andiamo a fare un giro sul lungomare io e te, mano nella mano, poi ci prendiamo il gelato ed infine facciamo l'amore e ti farò scoprire che la felicità sta anche nelle piccole cose. Lei mi guarda e mi fa: voglio, va bene la passeggiata, va bene il gelato, ma se tieni piccirillo non te farei proprio. Così anche quella sera me ne tornai a casa dell'uso per l'ennesima volta, finché non vidi una ragazza su marciapiede bellissima con scollatura e minigonna. Dico: finalmente ho fatto colpo. La invito a salire in macchina e lei non mi dice di no. La invito ad andare in hotel a fare l'amore e lei non mi dice di no. Ma a fine serata è uscito fuori il mio vero essere. La guardo negli occhi e gli dico: tu mi devi scusare, io non sono il ragazzo che hai conosciuto questa sera. Io sono un ragazzo umile, ma oggi purtroppo l'umiltà non paga. Ma la risposta: no, vai, io capavano tutto quanto, così 150 euro.